Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Illustrata in aula la relazione della commissione d'inchiesta su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenza, sicurezza e qualità della vita. Il presidente Giacomo Leonelli ha illustrato all'aula di Palazzo Cesaroni la relazione sull'attività svolta dalla commissione d'inchiesta analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenza, sicurezza e qualità della vita. I lavori della commissione hanno portato all'istituzione dell'osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità, hanno previsto numerose audizioni con le categorie, i soggetti interessati e le prefetture ed hanno portato alla stessa di una proposta di legge che riguarda gli accordi tra regione ed enti pubblici in materia di giustizia e di contrasto alla criminalità, la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, la promozione della responsabilità sociale delle imprese, la certificazione e il rating di legalità ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, previste infine azioni mirate al recupero e l'utilizzo dei beni immobili confiscati o sequestrati alle mafie. Leonelli ha evidenziato tra l'altro come le competenze della regione su queste materie sono limitate e vanno rispettate per non invadere il campo statale, per evitare impugnazioni. Particolare attenzione, osservato, va riservata alle operazioni di riciclaggio del denaro e l'innesto di capitali sporchi, che sono la criticità più sensibile del nostro territorio e potrebbero inquinare la nostra realtà. Per questo va tenuta alta la guardia e mantenuto un contatto continuo con le forze dell'ordine. Via libera dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria al piano telematico regionale 2017-2019. Obiettivo: raggiungere con la fibra ottica l'80% della popolazione umbra. Con 13 voti favorevoli dei consiglieri della maggioranza, più Ricci del gruppo misto Ricci Presidente, e 6 astenuti di Forza Italia Lega, Movimento 5 Stelle e il gruppo misto Umbria Next, l'aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera al piano telematico regionale 2017-2019, che prevede risorse per 23.400.000 euro. Gli obiettivi, definiti in sinergia con quelli comunitari nell'ambito dell'agenda digitale europea e con quelli nazionali, riguardano lo sviluppo della rete, banda larga, relativi servizi a valore aggiunto, il completamento della rete pubblica regionale nelle tratte già pianificate, realizzando nuovi collegamenti con le regioni limitrofe, proseguire nell'attivazione dei servizi di connettività a banda larga nelle sedi della pubblica amministrazione. Il piano telematico regionale 2017-2019, come ha spiegato il relatore di maggioranza Eros Brega, è stato predisposto dall'assessorato regionale in collaborazione con Umbria Digitale. Ad oggi sono stati realizzati 700 km di rete. L'obiettivo è raggiungere con la fibra ottica l'80% della popolazione, la parte rimanente tramite le onde elettromagnetiche 30 mega. Si punta anche alla realizzazione di un intranet della pubblica amministrazione umbra. Al piano telematico regionale si attengono gli enti dipendenti e strumentali della regione, le agenzie regionali, le aziende sanitarie regionali e le società partecipate della regione. Costituisce riferimento per gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze. Viene riconosciuto il diritto di tutti i cittadini di accedere ad internet, quale fondamentale strumento di sviluppo umano, di crescita economica e sociale. Il relatore di minoranza, Andrea Liberati, del Movimento 5 Stelle, ha puntato il dito sul ritardo nella predisposizione del documento programmatico, osservando tra l'altro come non sia stato ancora superato il digital divide. L'Umbria, ha rilevato Liberati, va a due velocità, con un gap molto forte tra il nord e il sud della regione. Se oggi in Umbria possiamo parlare di banda larga e ultralarga, ha detto l'assessore Fabio Paparelli, è grazie alla lungimiranza che questa maggioranza ha avuto nella metà degli anni 2000, prevedendo un investimento nelle grandi infrastrutture che hanno collegato lungo la E45 le principali città con i cavi d'otto che consentono di far transitare la fibra ottica. L'obiettivo, ha assicurato Paparelli, è raggiungere tutti i territori con la banda ultralarga entro il 2020. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Sergio De Vincenzi che impegna la Giunta regionale a emanare linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di minori coinvolti in casi di separazione o divorzio dei genitori.
Illustrando la mozione in aula, De Vincenzi ha spiegato che i percorsi individuati nel piano sociale entrano in gioco soltanto dopo che è stato messo in evidenza il disagio dei minori. Oggetto della mozione è il lasso di tempo del procedimento fra azione del Tribunale e servizi sociali. Bisogna garantire quella trasparenza e accessibilità agli atti che è doverosa per i genitori e per la tutela del minore, affinché poi non arrivino informazioni che non lascino spazio al contraddittorio. È necessario limitare la discrezionalità nel procedimento amministrativo e tutelare i dipendenti comunali dei servizi sociali dal rischio di comportamenti e atti che possano configurare illeciti come l'abuso d'ufficio o l'omissione di atti d'ufficio. È opportuno introdurre tecnologie come la videoregistrazione e la redazione attenta e puntuale di verbali che permettano di registrare linguaggi verbali e non verbali, che permettano di descrivere quanto più possibile oggettivamente le situazioni di problematicità nel primario e superiore bene del minore. Per questo, ha detto De Vincenzi, chiediamo linee guida, come ci sono in altre regioni, che garantiscano l'imparzialità del procedimento amministrativo. L'atto è stato approvato dopo l'accoglimento di un emendamento concordato con l'assessore Barberini, con cui si specifica che l'emanazione delle linee guida potrà avvenire appena conclusi i lavori dei tavoli regionali attivati con la magistratura in attuazione dei protocolli sui servizi sociali in materia di minori in corso di separazione e divorzio dei genitori. Approvata in prima commissione una proposta di risoluzione sulla strada Perugia-Ancona che auspica la ripartenza dei lavori e il pagamento dei crediti verso le imprese locali. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione sulla strada Perugia-Ancona affinché i pagamenti dei crediti e la ripartenza dei lavori viaggino insieme. In particolare l'atto impegna la Giunta a prevedere iniziative concrete in sinergia con la Regione Marche per garantire la ripresa dei lavori nei cantieri della Perugia-Ancona ed il suo completamento entro la fine dell'anno, auspicando in via prioritaria il coinvolgimento delle aziende impegnate già nei cantieri. La risoluzione chiede anche di attivarsi al più presto per venire incontro alle esigenze di riscossione dei crediti delle imprese locali nei confronti della Astaldi per le forniture e i lavori già effettuati ed evitare che ci siano ulteriori forzature verso queste imprese a cui non possono essere chiesti altri sacrifici. Ma la risoluzione impegna anche l'esecutivo a richiedere con forza un tavolo a cui partecipino Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e i soggetti direttamente e indirettamente interessati per definire al più presto il quadro legislativo e finanziario necessario per superare la situazione di incertezza. La risoluzione infine esprime vicinanza alla manifestazione di protesta pacifica indetta dall'ANCE da Fossato di Vico a Fabriano. La terza commissione consiliare ha approvato un progetto di proposta di legge da inviare alle Camere contenente disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali, d'iniziativa dei capigruppo della maggioranza Solinas, Rometti e Chiacchieroni. La proposta di legge intende tutelare i lavoratori delle piattaforme digitali, favorendo l'instaurazione dei rapporti di lavoro attraverso contratti chiari e trasparenti, coerenti con le esigenze del contesto occupazionale, nel rispetto del giusto equilibrio tra flessibilità del lavoro e diritti dei lavoratori. Ai prestatori di lavoro deve essere applicato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabili all'attività prestata o, in mancanza, ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione nazionale del settore o categoria più affine. Non è consentito retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro. Intendiamo mettere ordine nel settore dei lavoratori precari delle piattaforme digitali, ha spiegato Solinas, da quelli di Amazon ai ragazzi che consegnano le pizze a casa, i quali non hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori. Si vuole quindi dare un ordinamento a un settore per cui servirà un'interlocuzione fra regioni e Camera dei Deputati. Inaugurata a Palazzo Cesaroni dal presidente Donatella Porsi, la mostra Le donne pastore e caciere, che documenta la ripresa di un'attività agroeconomica antica ad opera di giovani donne della Valnerina. Le immagini resteranno esposte nella sede dell'Assemblea Legislativa
fino al 30 marzo. Quello delle donne pastore e cacciere della Valnerina non è soltanto un lavoro, ma la salvaguardia di una identità, di un patrimonio e di un progetto culturale di altissimo valore. E questa è la sintesi di quanto emerso a Palazzo Cesaroni, dove è stata presentata la mostra fotografica dal titolo Le donne pastore e cacciere, promossa dal Comune di Valodinera in collaborazione con il Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra, il CEDRAV, con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e della provincia di Perugia. La mostra resterà aperta a Palazzo Cesaroni, a Perugia, e potrà essere visitata fino al 31 marzo. Le donne pastore della Valnerina di oggi, con la loro forza, sapienza ed equilibrio, non sono più soltanto un pur indispensabile supporto ad un sistema sostanzialmente patriarcale, ma diventano protagoniste assolute di una storia che, prima ancora che imprenditoriale, è soprattutto culturale e sociale. L'ha detto la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, che ha aperto l'inaugurazione della mostra, nata a Valodinera per la manifestazione annuale Fior di Cacio e che si è intrecciata con il viaggio documentario effettuato dalla regista Anna Kauber, che ha intervistato più di 100 donne pastore in tutta Italia, svelandone emozioni e particolarità. Sono più di 30 le donne pastore che ad oggi gestiscono una propria attività o come continuazione di una tradizione familiare o come nuova impresa. Tre di esse, Sandra di Castelluccio, Eugenia di Civita di Cascia e Cinzia di Mercatello, hanno portato la loro diretta testimonianza. Oltre a un forte attaccamento al territorio, è emersa la chiara volontà di legare il proprio futuro a questa attività, per lo sviluppo della quale puntano su una sempre più adeguata ed aggiornata formazione. L'aula di Palazzo Cesaroni ha respinto, nonostante 7 voti favorevoli, quelli di Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Ricci e De Vincenzi del gruppo misto, e con i 10 voti contrari, tutto il PD più Solinas del gruppo misto, la mozione dei gruppi del centrodestra a firma Mancini e Fiorini Lega, Squarta Fratelli d'Italia, Ricci e De Vincenzi, una mozione che chiedeva di avviare immediatamente il percorso per l'approvazione del nuovo piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti e anche di predisporre per l'approvazione da parte dell'Assemblea qualsiasi atto necessario ad escludere da tale piano la possibilità di ricorrere al trattamento termico per la chiusura del ciclo dei rifiuti sull'intero territorio regionale. Questi contenuti della mozione respinta dall'Assemblea Legislativa. L'Aula ha anche deciso il rinvio in seconda commissione della mozione del consigliere Carla Casciari del Partito Democratico, che mira a dotare l'Umbria di un centro regionale di addestramento per le unità cinofile di soccorso e formazione per istruttori, realizzando a tale fine un campo ricerche per le esercitazioni e l'addestramento nel Centro Regionale Protezione Civile di Foligno. Il rinvio è stato proposto dal consigliere Mancini della Lega per unificare l'atto di indirizzo con quello approvato dall'Aula nel 2015 sul nucleo cinofilo dei Carabinieri. La prima commissione ha ascoltato in audizione i commissari liquidatori dei consorsi TNS Crescendo, Carmelo Campagna e Marco Agabiti. Dalla riunione è emerso che prosegue il percorso per il pagamento dei creditori, che ha trovato un'accelerazione nel 2018, portando alla chiusura degli esercizi dei due consorsi con un utile significativo e alla diminuzione del patrimonio netto negativo. Con le operazioni che sono in corso si presume che sarà possibile riportare i consorsi in una linea di galleggiamento. A questo punto si potrà decidere se lo strumento va abbandonato oppure, una volta risanato, utilizzato per gli obiettivi delle amministrazioni locali. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione. È disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.